Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con A Tutto Campo. 0-0, ne abbiamo già parlato molto, ora lo faremo insieme agli amici che chiameranno da casa, lo faremo vedendo anche le interviste che abbiamo realizzato a Cavani, la conferenza di Bigone, le interviste che abbiamo realizzato con i tifosi ieri allo stadio, analizzando la partita attraverso le immagini, attraverso la lavagnetta. Ci torneremo su questa su questo 0-0, già si è detto molto, non è il risultato che tutti speravamo il Napoli potesse ottenere per accorciare ulteriormente le distanze sulla Juve, però il campionato è ancora lungo, bisognerà guardare settimana dopo settimana e cercare e provare a fare il massimo possibile. Credo che questa sia la strada che deve seguire il Napoli. Noi iniziamo subito con la nostra diretta con le telefonate, poi andremo tra pochissimo a vedere le immagini della partita di ieri e subito analizzeremo alcuni aspetti anche alla lavagnetta. Partiamo con il primo telespettatore in linea. Pronto, buonasera. Ciao, Pronto Paolo, sono Gennaro da Cerda. buonasera a te. Prego. Allora Paolo, volevo fare un paio di appunti. Secondo me in casa stiamo diventando un po' troppo, diciamo, prevenuti, perché facciamo sempre lo stesso gioco e le squadre si chiudono tutti quanti in difesa e è tosta ad andare avanti. Poi un'altra cosa, secondo me ieri è mancata solo la lucidità, quel pizzico di fortuna che nel calcio non guasta mai. Eh sì, partite come Poi quella di ieri, se le vinci su una, due palle gol che fai, hai bisogno della fortuna, nel senso che quella palla gol che ti capita, la sfrutti al 100%. Il Napoli, tutto sommato, pur attaccando sempre, ne ha avute due clamorose. Nella prima Cavani, la vedremo dopo, non ha dato ad Hamsik, ha tirato, e nella seconda Hamsik ha colpito il palo. Però quando fai due palle gol in casa, sinceramente un po' poco per dire che la partita l'avevi assolutamente meritata di vincere, questo bisogna dirlo no, onestamente. su questo sono veramente d'accordo. Il pareggio è il risultato più giusto, secondo me. Dai, comunque, speriamo in giornate No, migliori. speriamo pure, come ha detto Cavani, di guardare sempre avanti e Sì. pensare partita dopo partita, perché No, soprattutto io direi da un punto di vista mentale, non è mai il caso di andare a demoralizzarsi nel calcio, però insomma in questo momento io credo che proprio la demoralizzazione non abbia nulla a che vedere con quello che sta facendo il Napoli quest'anno, un campionato splendido, secondo posto, la possibilità tra 15 giorni di giocarsi una sfida che ora vedremo a quanti punti saremo dalla Juve, ma sarà comunque una sfida con l'etichetta di sfida scudetto, insomma meglio di così io credo che non si questo ti poteva volevo fare. dire, i ragazzi sono solo da applaudire, e poi quei fischi non mi sono piaciuti alla fine. Vabbè, guarda, io ti saluto e ti ringrazio. Ciao Paolo. Grazie. Ovviamente non sono piaciuti neanche a me, l'ho sempre detto, non mi sembra proprio il caso di fare questo durante partite dove la squadra produce il massimo sforzo, poi sarà stato il terreno, sarà stato il calo di forme dei giocatori importanti, saranno state delle sostituzioni non perfette di Mazzarri, sarà stato tutto e noi tutto diremo questa sera, per carità. Quindi non è che bisogna prendersela con la dea bendata, bisogna prendersela con il terreno di gioco che non è in buone condizioni. Colpa anche del Napoli, così come colpa del Comune, ma colpa anche del Napoli. Qualche responsabilità bisogna darla, perché il terreno di gioco sta così per una serie di eventi sfortunati. Sì, ma bisognava prevenire questi eventi sfortunati. E quindi colpa anche del Napoli su questo, inutile girarci intorno, quindi della società. Colpa dell'allenatore, bravissimo, grande allenatore, ma ieri qualche cambio un po' prima forse era proprio evidente, io non critico mai i cambi, però insomma fine primo tempo, ripartire con Mestre Armero, effettivamente quando si è visto che sulle corsie così non si spingeva, è parsa una evidente forzatura, e fare altri 20 minuti così significa forse precludersi la possibilità di un'altra palla gol. Quindi anche l'allenatore ieri un po' troppo tempo per fare delle cose che erano ieri molto chiare. A Roma per esempio ha rischiato tutto mettendo anche Calaiò, ieri per esempio poteva mettere invece di Gemayli, poteva mettere Calaiò e arretrare Hamsi come fece a Roma a centrocampo, tanto per dirne qualcuna insomma, no? Però ieri non le ha fatte queste cose Mazzarri, non cambia il giudizio sulla società, positivo, non cambia il giudizio su Mazzarri, ultra positivo, non cambia il giudizio certo su Cavani, che è uno che segna sempre, un fenomeno, grandioso giudizio su di lui, ma ieri una volta egoista e poi abbastanza latitante per il resto del match. E non possono cambiare i giudizi, bisogna circoscriverli alla partita, critici, negativi, al momento, però non certamente alla stagione che invece di contro è esaltante. Vediamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera. Ciao, Pronto? buonasera. Pronto, sono Giuseppe da Calvizzano. Ciao, buonasera. Paolo, volevo fare una domanda. Prego. Ma
Per adesso, che voto daresti alla stagione di Bande e Vedi Insigne? Allora, bella domanda e ti dico, se vuoi dire altro... Sì, un'altra domanda vorrei sapere, ma una mia opinione, ma secondo me Mazzardi non ha la mentalità vincente. Questo. Va bene, ti rispondo su tutto. Va bene, ciao. Grazie. Sono belli argomenti. Allora, vado prima su Pandev e Insigne. Pandev, sinceramente, per le aspettative che avevamo dopo il precampionato fatto e l'inizio di stagione, aspettavamo che facesse ancora più la differenza. Per me è un giocatore ottimo, un giocatore che ci sta benissimo nella rosa del Napoli. Mi sembra di poter dire, dopo 25 partite, con tutta la stima che ho per Pandev, che Pandev, titolare quasi inamovibile di una squadra che sta lottando per lo scudetto, forse non ha più la forza per esserlo. Questo mi sembra di poter dire. Quindi il voto può essere 6, sicuramente è sufficiente, 6 e mezzo anche per alcune grandi partite che ha fatto, però l'attaccante titolare, e Pandev lo è, di una squadra che lotta per andare in Champions o per vincere lo scudetto, deve essere un attaccante da 7, 7 e mezzo, tanto se vogliamo giocare con i voti. Quindi un po' meno di quello che mi aspettavo. Insigne invece è tutto un altro discorso, è giusta la crescita che gli sta facendo fare Mazzarri, inserendolo alcune volte partita in corso, qualche volta partita dall'inizio, però anche Insigne secondo me è un giocatore che in questo momento, con tutto lo straordinario talento che ha, che gli riconosciamo, merita un 7 per quello che sta facendo Insigne, il voto glielo do più alto, no? Considerando la giovane età, il primo anno di Serie A, però mi sembra anche giusto continuare a privilegiargli Pandev. Il voto a Insigne è più alto, a Pandev è più basso, però direi che in generale su questo io sono critico con la società, che doveva dotare il tecnico, il parco attaccanti del Napoli, di un quarto attaccante che però, con tutto l'affetto che abbiamo per Calaiò, che ieri avrei voluto vedere in campo per gli ultimi minuti, sinceramente lo meritava, credo poteva dare una mano. Io credo che il Napoli doveva avere vicino a Cavani un titolare, questo l'ho sempre detto, non lo dico ora che il Napoli non ha segnato ieri, l'ho sempre detto, per me il Napoli doveva avere un titolare vicino a Cavani, e Pandev e Insigne dovevano essere le prime alternative, giocatori che giocavano spesso, che quando subentrano fanno più la differenza di quando invece non iniziano la partita. Quindi nell'interesse di Pandev e di Insigne e della squadra tutta, serviva secondo me un giocatore più forte. Ora verrebbe facile dire, se c'era Jovetic lì figuriamoci che succedeva, ma è così, se c'era un giocatore di una qualità complessiva, di un momento storico della sua carriera più alto rispetto a Pandev e Insigne, uno forse leggermente iniziata la parabola discendente della sua carriera, l'altro ancora, sì, certamente della parabola ascendente, ma troppo all'inizio, ancora non ha raggiunto le vette più alte della sua carriera. Insigne ovviamente non è nessuno dei due nel momento suo migliore di carriera, il giocatore di 25-26 anni, l'attaccante che spacca tutto, tipo come per esempio è Cavani o come può essere Hamsik, e quindi vai un tantino sotto il target generale dell'attacco del Napoli, e per me ci voleva quindi un terzo giocatore di pari livello, diciamo così, massimo potenzialità da poter esprimere di Hamsik e Cavani. Ecco che quindi Pandev e Insigne avrebbero fatto benissimo in un ruolo più consono al loro momento storico, cioè quello di terzo attaccante in coabitazione, prima alternativa ai titolari, che poi spesso potevano partire titolari. Mazzarri non ha la mentalità vincente? È una domanda alla quale potremmo rispondere quando Mazzarri avrà a sua disposizione il Barcellona e non vincerà, il Manchester United e non vincerà, il Bayern Monaco e non vincerà, la Juventus, ci duole dirlo ma è così, e non vincerà. Fin quando gli mette a disposizione il Napoli, ma il Napoli non è la squadra che deve vincere per forza con l'organico che ha, questa risposta non si può dare. Certo, ieri poteva rischiare, però la settimana prima l'aveva fatto per esempio con la Lazio, quindi evidentemente sono tutte valutazioni che lui fa in base a una serie di parametri che però non mi portano a dire che non ha la mentalità vincente, questo non me la sento di dirlo. Vediamo chi c'è in linea, poi andiamo con le immagini. Pronto, buonasera. Buonasera del genio. Ciao, buonasera. Sono Pino da Vestum. Buonasera. Lasciamo perdere quello che è successo ieri, è inutile tornarci sopra col senno di poi. Vorrei sapere che vuole sto Conte, questo presunto colpevole graziato. Ha giocato martedì e poi ha giocato sabato, 4 giorni di riposo. Il Napoli ha giocato giovedì e poi ha rigiocato domenica. 3 giorni di riposo. Chi ha ragione di lamentarsi? Conte o Mazzarri? Riguardo alla rapina di Hamsik, secondo me sono stati gli juventini. Perché questi italiani sono capaci di tutto. Ciao, del genio, buonasera. Grazie. Allora ti rispondo su Conte.
dicendo che Conte abbiamo scoperto che sarà un bravo allenatore, per altre cose è un po' discutibile quando parla e quando dice alcune cose, abbiamo scoperto che anche nella matematica è scadente, perché ha saputo fare male i calcoli, il Napoli effettivamente ha sempre un giorno in meno, addirittura sarà un giorno e mezzo prima di Napoli-Juventus, perché ora il Napoli avrà due partite, quella con Vittoria Pilsen e quella con l'Udinese di lunedì sera, lui ne avrà una sola di domenica pomeriggio, quindi praticamente avrà 5 giorni prima di Napoli-Juventus per poi averne 5 prima del ritorno di Champions, quindi belle distanze, il Napoli invece avrà 3 giorni e poi 4 giorni, quindi 5 e 5 fa 10, 3 e 4 fa 7, si arriva praticamente allo scontro diretto con un differenziale di 3 giorni in questi calcoli che... Conte stesso l'anno scorso aveva detto fateci fare, che non giocava in Champions, non giocava neanche in Europa League, fateci fare a noi le coppe, non è utile lamentarsi, noi vogliamo farle. Poi le sta facendo e si sta lamentando. Quindi contraddizioni, calcoli sbagliati, che altro possiamo aggiungere? Sulla vicenda di Hamsik, io oggi ho scritto, ho avuto molte condivisioni, ho suscitato polemiche quello che ho scritto. Volevo ricordare, chiedo scusa al telespettatore che è in linea, ma volevo ricordare un attimo un po' di cose. Innanzitutto devo dire che il più intelligente di tutti è stato Marek Hamsik col suo commento. Vucinic è stato rapinato di un Rolex a Torino, Del Piero derubato in villa, Motta derubato in villa a Torino, Mauro derubato 2 volte a Torino, Breme Rolex a Milano, Antonini Rolex a Milano, Vieri Rolex a Milano, Heinz rapinato in villa a Roma, Mexes rapinato nella sua macchina nella capitale a Roma e aveva i bambini a bordo, quindi pensate alla gravità di questa situazione. Questi primi episodi sto cercando di fare uno sforzo, voglio ricordarmi se per esempio Sconcerti su Sky disse che questi giocatori Vucinic via da Torino, mi sembra che lo disse, no non lo disse, non lo disse. Antonini e Vieri via da Milano, non lo disse, però disse che Mexes doveva andare via da Roma dopo quell'episodio. No, non lo disse, mi sono ricordato benissimo. Ibrahimovic deve andare via da Parigi, disse Sconcerti, no, nemmeno questa. Non lo disse, nemmeno questa, nessuna di queste. Pozzi via da Firenze, la sua Firenze, dopo che fu rapinato a Firenze, Sconcerti disse Montolivo, chiedo scusa, non Pozzi, deve andare via da Firenze. Non disse nemmeno questa. Che cosa voglio dire? Stiamo scherzando, chiaramente. La Mela, derubato, anche lui a Roma, e tanti altri episodi gravissimi. Tutto questo per dire cosa? Che se Sconcerti e tanti altri, la Gazzetta oggi, dicono che ci sono tutti i presupposti affinché Hamsik oggi chieda di andare via da Napoli, io gli dico avete ragione, fate bene, Hamsik deve andare via da Napoli, allora fate tutto questo elenco e ripetete tutte queste cose quando devono andare via da Ibrahimovic da Parigi, la Mela da Roma, Mexes da Roma prima e dove ora sarà a Milano, tutti gli episodi che sono successi fate lo stesso intervento, altrimenti state zitti, altrimenti la dovete smettere con il Napoli. Non dovete fare una valutazione quando le vicende sono legate al Napoli e un'altra quando le vicende sono legate ad altre squadre. O avete il coraggio di prendere delle posizioni determinate, oppure sappiate che i napoletani si sono stancati di voi, da Sconcerti a tutti gli altri che parlano in un modo quando devono parlare di una squadra e in un altro quando devono parlare di una squadra e di una città che è il Napoli. Noi chiaramente, inutile dirlo, stigmatizziamo l'episodio, solidarietà massima per Marek, un bravissimo ragazzo intelligente, però la risposta migliore non lo sto dando io ora, l'ha data Hamsik dicendo che queste cose purtroppo succedono ma che non cambia la sua valutazione sui napoletani, i delinquenti esistono dovunque e qui si tratta di parlare di episodi delinquenziali, Napoli è una metropoli e non può uscirne da questa vicenda pulita ovviamente, con tutti i suoi difetti che noi conosciamo ma non scopriamo ieri e mi sembra davvero sbagliatissimo quello che dicono, lo sto dicendo chiaramente, e mi sembra anche offensivo, banale, ma anche strumentale, attenzione, anche strumentale, questa è la cosa peggiore, perché cercano di strumentalizzare tutto per creare i presupposti affinché il Napoli resti indebolito da tutte le situazioni possibili. A questo punto faccio vittimismo, il peggior vittimismo del mondo, e dico che non credo mai più alla buona fede di nessuno di questi personaggi che prendono posto in emittenti o in giornali importanti, io dico che esiste una campagna di destabilizzazione nei confronti del Napoli da parte loro e quindi io da parte mia proverò in ogni secondo ad aprire ulteriormente gli occhi ai napoletani contro queste persone. Vediamo chi c'è in linea, pronto, buonasera. Paolo, Ilario. Ciao, buonasera. Da un bel po' che non prendevo la linea, sono d'accordo con tutto su te, anche se Sconcerti non l'ho visto perché avevo anche altro da fare, ieri ero nemmeno io l'ho visto, se vuoi sapere, però l'ho letto, le ha dette queste cose, non l'ho visto perché sinceramente non guardo e non ascolto, io guardo solo le partite su Sky, i commenti lascio perdere, però l'ho saputo, l'ha detto. No, figurati, però avevo altro da fare, ero allo stadio, poi ti volevo dire una cosa in base
ai giornalisti, perché poi ieri tornando a casa una tua collega, non so se posso fare il nome, posso farlo il nome? E fallo, sì. Titti in Prota, sì. Che domanda a Cavani, ma ah, era vicino, sì. Ti fanno piacere le voci del Paris Saint-Germain? Penso che anche giornalisti napoletani a fare queste domande su uno 0-0 dove loro erano scottati. Per me è sembrata anche una domanda fuori posto, poi non lo so, può essere anche una mia opinione. Poi voglio parlare non tanto della partita, Paolo, voglio parlare in base ai fischi e vorrei parlare con tanti tifosi che sono all'ascolto. Io perciò ho chiamato, perché la tua trasmissione è molto seguita. Fischiare chi? Fischiare cosa? Una squadra che ancora adesso è seconda in classifica, una squadra che organicamente può lottare per lo scudetto, ma non lo deve vincere, perché chi lo vince, chi lo può perdere, è solo quella squadra che sta prima. E questo è uno sfogo che, credimi, io sono, quando dicono vabbè ma tu non sei deluso, io sono deluso più di loro. Vabbè, ma è chiaro, tutti perché lo io siamo non in ho momento. Fischiato e non sfogo la mia repressione su un social network. E poi con questo mi voglio allacciare al caro Biglietti. Sì. Il presidente, per quanto mi riguarda, possono dire quello che vogliono, per me ha fatto bene, perché la curva costa 30 euro, ma una partita con la Juve, che lotteremo per lo scudetto, perché sarà partita scudetto, quanto lo volete mettere il biglietto? Lo volevate mettere a quanto? A 20 euro, a 10 euro come con la Sampdoria? Lo spettacolo si paga, e non mi venite a dire lo stadio fa schifo, oppure la partita di sera col Vittoria Pilsen, Paolo, eravamo in 15.000, certo, e voglio, questo è vero, questo è giustissimo, verrà con la perché, Juve. Perché chiaramente se sono gli altri 55.000, io sai che sto con i 15.000 che sono presenti quando fa freddo e si gioca la partita più squalida del mondo. Io faccio parte di quei 15.000, al di là, proprio come sentimento, al di là della mia professione. E quindi io sono così, sono d'accordo con te al 100%. Cioè, se dobbiamo fare delle valutazioni critiche, facciamole sempre, però se ci interessa solamente una partita all'anno, lasciamo perdere, non abbiamo il diritto, diciamo, di essere dei commentatori critici, se poi quella cosa ci interessa così, per modo di dire, in quanto evento. Allora, se è evento, lo dobbiamo pagare, se la nostra è una passione sempre, è un altro discorso, e allora possiamo fare tutte le valutazioni del mondo. Cioè, io sto dicendo che sullo stesso argomento, dipende da chi lo dice, se il prezzo costa, che il biglietto costa molto, se lo dice quello che ci va sempre col biglietto lo posso anche capire, se lo dice quello che vuole andarsi a vedere solo Napoli-Juventus lo capisco un po' meno. No, Paolo, ti dico solo con questo e concludo. Sono anche le persone che ieri hanno fischiato, perché qua a Napoli pare che tutto è dovuto, non si ricordano la storia, perché io ho 33 anni, 86 anni di storia, abbiamo vinto perché c'era un padre eterno sceso dal cielo. No, ma se tu togli, io sono d'accordo con te, perché ci pensavi ieri sera, noi dobbiamo togliere i 7 anni di Maradona e soprattutto esatto. I 4 anni nei quali abbiamo avuto quello che era il miglior giocatore di tutti i tempi, perché Maradona nei 4 anni che abbiamo fatto primo, secondo e primo è stato il miglior giocatore, non si vedrà più un giocatore giocare a quei livelli. Dopodiché, se noi togliamo questi 4 anni, il resto di 87 anni di storia del Napoli, ora vado a memoria, verrò corretto sicuramente, sarà arrivato 2 o 3 volte secondo il Napoli, forse 2, con Pesaro e Vinicio, io ricordo, non so se c'è un terzo campionato dove siamo arrivati secondi senza Maradona, dico. Sì, siamo arrivati solo i secondi con Vinicio, però volevo... Con Pesaro, mi sembra pure. Sì, quindi, volevo concludere... E perciò dico, figurati se quest'anno arriviamo secondi, si tratta di un risultato che entra nella storia del Napoli. Esatto, e con questo voglio concludere. Spero che qualche tifoso non creda che poi sia un campionato fallimentare. Chiudo con due cose. Bigon, almeno Bigon ha capito e sa che ha detto ieri nella conferenza che i fischi non venivano dalle curve. Giusto. E secondo, a tutti quelli che dicono Mazzar, fatemi i nomi di chi dovrebbe venire a Napoli al posto di Mazzarri. 4 anni, stiamo sempre lì, nel giusto. Calcio che conta. Poi sono d'accordo con te, ti saluto, ringrazio. Poi è chiaro che siamo qui a dire, ma ieri poteva mettere quello, però il giudizio su Mazzarri, se non è positivo, siamo in mala fede, se il giudizio su Mazzarri non è positivo, siamo prevenuti e in mala fede. Guardate, oggi lo so che non mi sto facendo tanti amici, ma non me ne frega nulla. Chi ha un giudizio negativo su uno che sta lavorando in un modo, poi ieri poteva fare una cosa meglio, ma siamo d'accordo che ieri poteva fare una cosa meglio, ma insomma il giudizio va fatto sui 4 anni, e il giudizio sui 4 anni, se non è positivo, dobbiamo interrogarci con la nostra coscienza se siamo onesti intellettualmente. Io lo dico con
grande durezza. Lo so che in questo momento ci sono molti che la pensano diversamente da me su Mazzarri, si sentono offesi da quello che sto dicendo. Non fa niente, offendetevi. Vediamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera. Ciao, buonasera Paolo, sono Massimo d'Ortadella. Ciao, buonasera. Allora, niente, permesso che dispiace del pareggio di ieri e poi della rapina subita da Amsic, sono cose che possono capitare. Poi, vabbè, volevo dire, comunque Napoli al di là del risultato dello 0-0, comunque sta al secondo posto, quindi è una soddisfazione sia per la società che per noi tifosi. Ieri è mancato il finalizzatore, alla fine la finalizzazione in tutta la partita, a partire da Cavani, Cannavaro, Amsic, un po' tutti. Ti volevo chiedere, ma Mazzarri non fa degli esercizi sulla finalizzazione, o li fa fare solo a Cavani? Perché mi pare che se non tira Cavani, se non segna Cavani, non sa segnare nessuno. Vabbè, no, diciamo che sì, Cavani è quello che deve finalizzare l'azione più di tutti. Però insomma, in quest'anno Hiller ha trovato il gol, le ultime partite hanno segnato anche Campagnaro, Cannavaro, insomma è chiaro che molto dipende da Cavani dal punto di vista realizzativo, lo dicono i numeri, però insomma non è una squadra che se non segna Cavani non vince il Napoli, questo no. Mi pare per esempio il tiro di, mi viene in mente il tiro di Cannavaro, cioè quel tiro... E non era facile, sul piede sinistro, si è girato... ha tirato lì, non fa l'attaccante, non è andata nemmeno molto lontano. Capito, però diciamo che penso che Mazzarri dovrebbe insegnare, cioè far fare degli esercizi anche a chi non è attaccante. Sì, guarda, la parte dell'esercitazione tecnica si fa e fanno tutti tutto, nel senso che tutti provano anche le cose dove si trovano meno coinvolti, come per esempio i difensori provano a tirare anche loro in porta, è chiaro, però per poi esempio, ognuno prova di più lo specifico questo, nel quale è chiamato più in causa, non so se ho reso l'idea. Ho capito, poi ti volevo chiedere, Calaiò, perché non è stato messo magari negli ultimi minuti? Non lo so, questa è una domanda che dovrebbe rispondere Mazzarri, ovviamente, perché avrà sicuramente una sua motivazione ben argomentata. Io sono sicuro di questo, che se la domanda gli viene posta, la sua risposta incomincia ad aprirci a degli orizzonti che in questo momento la maggior parte di noi non vedono, perché tutti abbiamo pensato che se Calaiò è arrivato a Napoli proprio per quel tipo di situazione, sì, cioè 0-0 a un quarto d'ora dalla fine, quello sarà il momento che entrerà in campo Calaiò. E a Roma ne avevamo avuto una conferma in una situazione anche estrema, con tanti c'era addirittura già il Kaddouri, cioè, allora stavolta credevamo fosse proprio normalissimo in casa con la Sampdoria, che oramai non ripartiva più e si trattava solo di fare arrembaggio, forcing finale, il pallone a terra non viaggiava bene, qualche volta alzarlo per la testa di Calaiò non sarebbe stato male, perché uno che va molto bene su la poteva spezzare, e invece non entra, non lo so, però ripeto, secondo me Mazzarri avrà una risposta a questa domanda. Io se la fai a me ti dico non lo so, e ti dico che anche io pensavo entrasse. Infatti poi alla fine se non lo mette quando Cavani non è al top, quando lo vediamo ma ieri insieme a quel punto ho capito, sì, vabbè, probabilmente poteva entrare benissimo insieme a Cavani anche per alzare la palla, guarda come si dice in gergo, a un certo punto a terra non si entrava più e avevano messo proprio le barricate lì davanti, e quindi qualche volta la alzi, qualche mischia, qualche palla colpita che resta lì nell'aria, arriva qualcuno e può sbloccarsi, e non sto dicendo che entrava Calaiò vincevamo la partita, per carità, questo è un discorso di quelli che sanno sempre loro la verità, sto dicendo che mi sembrava ci fossero i presupposti per farlo entrare, questo sto dicendo. Sì. Ti volevo chiedere, allora praticamente nessuno ha detto dello stadio, tranne Mazzarri e la società. I tifosi non hanno detto nulla riguardo allo stadio, cioè voglio dire al campo, al terreno di gioco, che diciamo che per la squadra che e per le ambizioni del Napoli sembra quasi un fallimento. Guarda, oggi hanno iniziato i lavori di rizzollatura, sembra che per la prossima partita dovrebbe essere in condizioni migliori. Io nemmeno questo, pure io, nemmeno questo lo so, non lo so io, non lo sai tu, non lo sa Mazzarri, non lo sa Amsic, non lo sa Cavani, se con un terreno di gioco migliore il Napoli vinceva la partita ieri, questo non lo sappiamo, non ne avremo mai la controprova. Sta di fatto che però una squadra di questo livello che deve cercare di far gol non può avere un terreno di gioco infatti, in quelle condizioni. Cioè, Napoli gioca sulla palla a terra, quando voi gli togliamo pure passaggi a terra, il Napoli perde il 60% della potenzialità. Va bene, ti saluto e ti ringrazio. Ma, volevo chiudere un attimo per ho la pubblicità, 5 secondi. Allora, secondo te, se Mazzarri va via,
Cioè, può mai andare via in un'altra, andare magari in una Roma che è ancora in fase di costruzione, quando poi lui il Napoli già l'ha costruito? Non lo so, questo non lo so, io spero proprio che non gli venga questa idea, però la Roma è una squadra di grandi prospettive. Però rispondo dopo, ti saluto, okay. La pubblicità, no. Ci troviamo tra poco. Rieccoci di nuovo in diretta, la situazione si sta complicando non poco, nel senso buono, perché stanno arrivando un sacco di telefonate, dobbiamo mandare in onda Cavani, dobbiamo mandare in onda i tifosi ascoltati allo stadio, dobbiamo fare vedere tante cose che è giusto fare vedere in una trasmissione come la nostra, soprattutto quella del lunedì, mercoledì e il venerdì ci dedichiamo tutta le telefonate, però il lunedì, scusatemi, ma facciamo anche altro, iniziamo a farlo vedendo le immagini della partita di ieri. Possiamo tornare in studio e andare a vedere subito una cosa velocissima alla lavagnetta, prima di andare con l'amico che abbiamo in linea, perché la voglio collegare a quello che abbiamo detto un attimo fa. Cosa in particolare? Cioè, perché il Napoli, primo tempo, difesa a 3, sì, contro i due per le contrapposizioni attaccanti che aveva la Samp e ci sta bene, però la posizione di Insigne larga a sinistra portava Hamsik in posizione centrale dietro Cavani, questa fascia tutta da coprire da Mesto, che ora uno contro uno di sti carribbi non sarebbe mai andato via, ci potevamo scommettere. Non ha quelle capacità di inserimento di Maggio senza palla, aveva due uomini praticamente da dover superare, Costa e Stigarribia, praticamente da questa parte abbiamo rinunciato a giocare con questa soluzione. Nel secondo tempo invece la soluzione che ci portava ad avere più equilibrio nella zona offensiva è stata quella di togliere un giocatore dietro, Britos, rimanere a 4 dietro con Mesto, poi è entrato anche Zuniga, ed avere Pandev da questa parte qui nel 4-2-3-1 che si è andato a proporre. Questo che cosa ha portato? Che Hamsik veniva a giocare tra le linee, la posizione a lui più congeniale, Pandev rientrava e quindi ad un'azione, benissimo Zuniga è entrato insieme ad Insigne che si è ripreso con l'ingresso di Zuniga appunto, e abbiamo allargato il gioco come era necessario fare per una ragione semplicissima, perché loro avevano tre centrocampisti centrali, due esterni molto bassi e tre difensori centrali, quindi l'unica grande pericolosità il Napoli la poteva creare costringendo De Silvestri ed Estigarribia al 2 contro 1 quando saliva Zuniga o Mesto, e quindi erano costretti ad uscire i difensori e quindi si creava lo spazio per far girare la palla e arrivare Hamsik, arrivare ai centrali. Questa era una soluzione che secondo me andava, e lasciamo la lavagnetta, fatta un po' prima. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire ieri a Mazzarri, non dico all'inizio della partita perché lui giustamente parte con quel modo di giocare, però visto il primo tempo, secondo me il primo minuto della ripresa queste cose potevano essere fatte. Un quarto d'ora di ritardo che può significare una palla gol in meno, ma chi ce lo dice che quella non era la palla gol giusta? Non lo sapremo mai. Vediamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera. Pronto? Ciao, buonasera. Sono Giovanni da Napoli. Ciao. Senta, io volevo soltanto dire che non bisogna demordere, tutto è possibile. Questo sicuro. Quindi io ci spero ancora. Fino all'ultimo, la Juve deve venire qua a Napoli e secondo me perderà, perché se Napoli si mette sotto come gioca lui, la Juve qua perderà. Poi tutto da vedere, che la Juve deve giocare con Milan, deve giocare con l'Inter, anche deve noi giocare con altre partite che anche noi dobbiamo giocare queste. Comunque hai ragione, condivido il tuo discorso, sì. Cioè, fino all'ultimo io ci spero sempre. Ed è inutile poi declassare, demotivare, Io ci spero. Dico che è difficilissimo, non difficile, e dico anche che se noi riusciamo a difendere questo secondo posto è un grande risultato. Detto. Poi io vorrei anche dire, ieri a Canale 21 il giornalista Umberto Chiariello, per l'amor di Dio, uno deve rispettare le opinioni di tutti, però che tu mi vieni a dire per televisione che la colpa è di Mazzarri, che Mazzarri non sa caricare la squadra, questa è proprio una bestemmia. Ma guarda, una sinceramente ti devo dire la verità, io passo e sono, non è che passo, sono un sostenitore proprio notevole di Mazzarri, non si discute che io sia un sostenitore di Mazzarri, per me sarà molto difficile sostituirlo il giorno che deciderà di andare via. Detto questo, ieri anch'io, come stai ascoltando la trasmissione, ho detto che qualche cosa secondo me Mazzarri poteva farla prima, dopodiché se ogni volta che non si vince una partita noi andiamo a ritrovare Mazzarri, allora dobbiamo fare pure una bella cosa. Ogni volta che si vince dobbiamo andare anche da Mazzarri, e quindi visto che ne ha vinte 15, ha vinto la Coppa Italia, ci ha portato in Champions con un organico di giocatori che queste cose non le hanno vinte, mi sembra, ripeto quello che ho detto prima, mi sembra quasi oggettivamente, lo so che non si potrebbe dire, però passatemi, quasi oggettivamente sbagliato
muovere critiche a Mazzarri. Grazie, ti saluto. Ma io voglio posso ammettere giustamente che uno può sbagliare un cambio, ma questo è normale. Dire queste cose qua. Comunque forza Napoli e abbassa tutti quei sostenitori sbagliati del Napoli che subito si abbattono, criticano e fanno, perché fa male alla società e non grazie. Bisogna rischiare, secondo me. Grazie, sono d'accordissimo sul Forza Napoli e abbasso quelli che subito si lamentano e fanno polemiche. Grazie, sono d'accordo con te. Ciao. Andiamo ad ascoltare Cavani. Allora Edi, partiamo dal match, primo tempo tante difficoltà, secondo tempo tanta voglia, un po' di sfortuna, cosa è mancato? Perché il risultato non è arrivato, tutto sommato non è un risultato ingiusto. Io credo che la fortuna ci siamo andati diciamo alla ricerca, perché io credo che la fortuna non arriva da un momento all'altro, si deve andare alla ricerca di quello che oggi avevamo tenere, diciamo, dovevamo tenere tanta con tutto quello che abbiamo cercato, perché giocare in un campo così sinceramente... Ci sta anche il colpo di fortuna e che non l'abbiamo tenuto, quindi adesso si deve continuare a lavorare, andare avanti, a sforzarci come sempre lo abbiamo fatto, che prima o poi si esce. Di questo brutto momento non credo, perché non penso che sia un brutto momento, aspettavamo qualche puntino in più, ma questo dimostra che il campionato italiano è un campionato durissimo e molto equilibrato. In chiave lettura campionato, alla luce di questo risultato, si fa più difficile la corsa alla Juventus in considerazione delle squadre che seguono dietro? No, io penso di no, perché noi siamo ancora lì e noi dobbiamo guardare solo avanti, non guardare dietro quello che ci sta. Quindi se vogliamo sinceramente ottenere qualcosa di importante e lottare ancora per quel sogno che tutti sappiamo qual è, che arrivare là in cima e lottare per quel campionato che sarà molto duro e molto difficile, dobbiamo continuare a lavorare e a pensare in quello che dobbiamo fare bene per ottenere i risultati, che sarà quello che alla fine ci porterà a vincere. Determinatissimo Cavani, ieri diciamo una delle meglio in mix zone che in campo, però in campo è stato tante volte straordinario, che possiamo assolutamente mettere nel conto una prestazione non all'altezza. Vediamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera. Buonasera, ciao Paolo, Enzo da Napoli. Ciao, buonasera a te. Senti, fermo restando che se arriviamo secondi il Napoli ha fatto comunque una grande impresa e dobbiamo esserne contenti, speriamo appunto di arrivare secondi, ma io credo, tornando alla gara di ieri, che quella sia figlia di un ciclo di partite, non che partono anche da tutti gli impegni nazionali che si sono avuti. Allora, innanzitutto, ci mettiamo tutto dentro, il campo, gli impegni delle nazionali, lo stress, l'avvicinarsi, cioè quello che c'è dietro e quello che ci sarà avanti, la Juve che si avvicina e ti passa per la testa ogni tanto, hai ragione. Esattamente, allora io credo, tu prima dicevi che ci voleva un attaccante in più, un altro titolare, è vero, forse più necessario sarebbe stato Nainggolan o qualcuno anche, al centrocampo. Anche perché si è visto là un gran problema riguardo all'attaccante. Io terrei da fare un'osservazione e secondo me l'errore è stato non mettere Calaiò titolare col Victoria. Ah, titolare dici tu, giusto. Col Victoria. Sì, ho capito. E far fare il primo tempo a Pandev e il secondo a Cavani, proprio rigidamente un tempo per uno. Del resto non mi spiego neppure perché Grava, che è stato provato, collaudato prima, non si sia fatto giocare in quella partita, cioè con questi impegni ravvicinati bisogna sfruttare al massimo tutte le risorse energetiche possibili. Guarda, ti posso dire una cosa, quando il Napoli parla di processo di crescita, sì, e lo dice Mazzarri, io ci metto Mazzarri, che io ripeto stimo tantissimo, dentro, per me lui e tutti i calciatori e la società e tutto l'ambiente dobbiamo fare grandi passi avanti per capire che cosa significa turnover, giocare ogni 4 giorni, perché facciamo tutti ancora una gran confusione da questo punto di vista. Non siamo proprio abituati, veramente si vede che storicamente ci manca l'abitudine di giocare tanto, ne facciamo una sorta di psicodramma ogni volta che c'è una partita europea, invece si giocano e basta, questo deve riuscire a entrare nella testa di tutti. Posso fare un'altra osservazione breve? Sì, velocissima. Allora, sempre sul Victoria, io penso che se lui avesse preso delle persone come Calaiò, ma quasi tutti gli alternativi, e da molto prima gli avesse fatto studiare con filmati chi era, che cosa era il Vittoria,
quali erano i giocatori da marcare. Questo fa parte delle cose, sì, hai ragione, è un'ipotesi, è una strada percorribile, c'è chi dice invece dobbiamo dare forza ai titolari e dire che possono giocare sempre. Tutto è possibile, tutte le strade nel calcio hanno portato alle vittorie e alle sconfitte. Si tratta solamente di farle tutte con grande convinzione e con sicurezza di quello che si sta facendo, senza qualche esitazione di troppo. Ti devo salutare, mi devi scusare. Grazie, ciao, buona serata. Devo salutare un tifoso perché dobbiamo ascoltare altri tifosi, quelli che andiamo ad intervistare appena finisce la gara. Vediamo. Allora, un po' di delusione, ci abbiamo provato fino alla fine ma non è arrivata la vittoria. Finché c'è quel tipo di allenatore sulla panchina, caro Paolo, il Napoli non va da nessuna parte. Finché c'è quel allenatore, ha sbagliato tutti i campi, ha sbagliato tutto. Una squadra oramai in fase discendente, praticamente. Ha perso tutto quel gioco che aveva là. E quindi la colpa è di uno solo. Quando la squadra non c'è, è uno solo il colpo. Secondo te cosa è mancato oggi? Ci abbiamo provato ma non è arrivato il gol. E il Napoli non ha dato, sì, il palo di Amsic, però non ha dato mai la sensazione di poter vincere con sicurezza la partita. Il Napoli nelle occasioni che contano manca. Io ho fatto un check negli ultimi tre anni, una partita importante l'abbiamo portata a casa in Coppa Italia. Poi nei momenti clou manchiamo. Mazzarri, sempre gli stessi errori, sempre con questa difesa a tre, regaliamo un tempo puntualmente agli avversari. Credo che con oggi è finita completamente, mi dispiace. Tipo Napoli-Perugia 0-1, autogol di Ferrari, mi racconta mio padre. Oggi penso che abbandoniamo i sogni di gol. E attenzione al secondo posto, eh. Attenzione anche al secondo posto. Io credo che sia una partita giusta per il periodo, un pareggio meritato anche. I risultati si vedranno alla fine. Stavamo meglio quando stavamo peggio. Questo non è un campo di una squadra che vince lo scudetto, questo è un campo di patate. Una cosa avevamo buona al San Paolo e l'abbiamo rovinata. Giustissimo, per il Napoli è senza idee, non ha gioco, è un calo fisico, speriamo che con la Juve riesca a dare un attimo una tenuta fisica migliore. Senza Cavani non riusciamo a segnare, questo è un problema, e Mazzarri non riesce ad avere un'idea, un'alternativa diversa. Penso che oggi invece di Zemail poteva entrare Calaio e avere almeno una spinta in più, invece nulla. Io sono convinto di una cosa, che Marek Hamsik è il lago della bilancia di questo Napoli, se non gira lui non gira la squadra. È vero, un appannamento di Hamsik, un appannamento di Cavani e poi l'approccio sbagliato alla partita. Non si può regalare un tempo alla Lazio, un tempo al Vittoria Pilsen, un tempo alla Sampdoria. Bisogna entrare con la decisione di far male agli avversari e di chiuderla subito la partita. In 20 minuti la partita bisogna chiuderla. Non si può aspettare il secondo tempo per attaccare con la foga, con la guana. Senza lucidità. Senza lucidità, perché chiaramente passano i minuti, ti prende il nervosismo e... Tutte giuste le osservazioni, vediamo chi c'è in linea con noi. Pronto, buonasera. Pronto, ciao Paolo, sono Gianni. Ciao, buonasera. Sarò brevissimo, due cose, due notazioni. Una è che pensavo, visto che Pandev tutto sommato ha fatto un discreto gioco in quei pochi, in quei minuti che ha fatto, e poiché la staffetta, diciamo, è inevitabile perché uno è giovane, l'altro ha le gambe un po' molle in questo periodo. Allora perché non partire con Insigne e far entrare Pandev con la squadra avversaria, quella che sta già un po' più sulle gambe? Sempre dici, sempre dici. No, visto che la staffetta oramai è diventata quasi una cosa. Ma dico sempre prima Insigne e poi Pandev. Io farei così. È una io dico idea, che giocherà sempre meglio quello che entrerà dopo. Sì, però Pandev c'ha quel tocco. Ho capito quello che vuoi magari dire. Magari Insigne in Serie A ce l'avrà fra un anno, fra due anni. Ho capito, ma questo insomma non lo so, può essere giusto, però è tutta da verificare, può darsi che accadrà. Certo, ma bastano due o tre partite fatte così. L'altra cosa ti volevo dire velocissimo, io credo che questo tipo di partite che fa il Napoli, capitano questi momenti di cose, però... Se lo vuole il Napoli, non faccio critica a Mazzarri perché tu ti arrabbi e non voglio. Però dico, quando l'impostazione del gioco è fatta a centrocampo, parlo, tutto muscoli, dove arriva il cervello, i muscoli non arrivano. Allora, delle volte le grandi squadre, o quelle che giocano un po' meglio, eccetera, il Milan c'ha Montolivo, la Fiorentina c'ha un bel gioco. Ieri sera vediamo Pizzarro tutti. C'ha Aguilar, Pizzarro. Vediamo Pizzarro, uno si mangia le mani. Non abbiamo nessuno. Quando sono venuti meno i muscoli, purtroppo, allora cominciamo il campo, la buchetta, la cosa. Però la realtà è che con le squadre
super schierati in difesa, come io. Ti fai il lancio di 40 metri o chi cambia gioco sulle fasce per poter purtroppo sfondare queste difese massicce, non ci sta. E Hitler non glielo possiamo chiedere nemmeno a Hitler, perché non è sua caratteristica. Va bene, giustissimo, grazie. Infatti ne abbiamo parlato molte volte che non sarebbe stato male avere un centrocampista con caratteristiche diverse nell'organico. Abbiamo un'ultima telefonata che voglio accogliere perché ormai il telespettatore stava aspettando in linea. Ti saluto, ti ringrazio, però hai 40 secondi. Ciao. Pronto, sono io? Sì, però hai 40 secondi soltanto. 40 secondi. Allora, Paolo, la prima cosa, allunghiamo questa trasmissione. Vabbè, però non lo dire perché passano i secondi. Va bene, hai ragione. Prima di tutto... vabbè, quando ci riesco ti saluto, ti no, ringrazio. No, vai, dilla una cosa, no, dilla, dai. I primi due tifosi che hai intervistato, cioè chi parla di Mazzarri è irriconoscente e non capisce niente di calcio. Vabbè, però vorrei... a caldo è una cosa, io a caldo li giustifico, però io sono di parire diverse, lo sai. Esatto. Va bene, grazie, scusami. Ciao. Spero che prenderai la linea la prossima volta, ma purtroppo io devo chiudere la trasmissione, la replica intorno alle 23:10 questa sera, poi ci ritroviamo ovviamente con tutti i nostri altri appuntamenti e vi ricordo anche che c'è la possibilità di seguirci sul nostro sito www.canale8.it, trovate sempre la trasmissione per tutti gli amici che ci seguono dall'Italia e dall'estero. Un saluto da parte di Paolo Del Genio, buon proseguimento con i programmi di Canale 8.